I'm leaving the scene. Entriamo nel tunnel del no amore e no more. È il titolo che abbiamo dato a questa installazione perché vogliamo proprio far capire che non c'è amore quando c'è violenza. No more perché non una di più, mai più vittime di femminicidio. L'Avvocatura oggi è qua rappresentata dal CNF e per esso dalla Fondazione dell'Avvocatura Italiana, che ha voluto questa installazione unitamente alla rete dei Comitati Pari Opportunità Italiani per un momento di introspezione. E questo tunnel nero vuole appunto ricordare a noi stessi, che cosa dobbiamo fare per cercare di evitare queste altre stragi. Oggi vogliamo ricordare Giulia Cecchettin perché è l'ultima, perché è quella che oggi dà il senso di questa tragedia nelle parole del padre Gino Cecchettin, che ancora ieri ha voluto dare un segnale molto forte, dicendo che bisogna riprendere la vita, riprendere da questa tragedia attraverso l'amore, attraverso lo studio, attraverso noi stessi, questa introspezione, quello che dobbiamo diventare per evitare questi. Il tunnel vuole ricordare le 46 vittime di femminicidio dal 25 di novembre del 2022 al 25 di novembre del 2023. Sono 46, anche se spesso si sente dire che sono tante di più di 100, perché effettivamente le donne uccise in questo periodo sono tante di più, ma noi ci siamo concentrati in quelle vittime di femminicidio, intendendo per femminicidio il massimo e l'estremo epilogo di quella che è la violenza di genere maschile contro le donne. Vuole essere un momento iniziale di un percorso che comincia oggi e vuole terminare il 24 di gennaio nel nome di Nasrin, l'avvocato iraniana che è stata la paladina dei diritti delle donne in Iran. Noi come Dubbio abbiamo voluto partecipare naturalmente insieme al CNF, alla FAI e alla Commissione Pari Opportunità a questa bellissima iniziativa in difesa dei diritti della donna, la giornata internazionale contro la violenza di genere. Abbiamo voluto dedicare la nostra prima pagina di oggi però a una donna e a un avvocato, una donna coraggiosissima, un esempio di libertà. Si chiama Nasrin Sotoudeh ed è un'avvocata che lotta per i diritti umani in Iran. È appena stata scarcerata, ci ha dato un'intervista in esclusiva e lei è stata in galera perché ha osato sfidare il regime dell'Ayatollah sfilando il suo velo, il velo simbolo di oppressione religiosa ma anche di oppressione di genere. E Nasrin oggi è finalmente libera e naturalmente è in libertà vigilata, e a noi piace pensare che questa giornata è dedicata anche a lei, a tutte le donne che in Iran lottano per la libertà. È stata arrestata, pensate, nel corso di perché partecipava al funerale di una giovanissima ragazza iraniana di 16 anni uccisa dalla polizia morale. In Iran c'è una polizia che si chiama polizia morale, che vigila sulla moralità delle donne iraniane, decide cosa è morale e cosa non è. Ecco, Nasrin ha osato sfidare il regime togliendosi il velo nel giorno del funerale di questa giovanissima donna ed è stata arrestata, picchiata e seviziata. Sono tanti e non hanno pace nemmeno oggi perché il vento le sta strappando, però speriamo che sia l'indicazione che volano, no? Che finalmente sono libere di volare. Chiunque può essere vittima. Mi piace ricordare Martina Scialdone, che è una collega che quindi dovrebbe avere avuto quella formazione, quella cultura, quella capacità per evitare il femminicidio, e invece anche lei fa parte e è uno dei nomi di questo tunnel. Questa è la prima data che vuole cominciare un percorso che ci porta prima al 10 di dicembre, che è la giornata dei diritti civili, e quindi al
24 di gennaio, che è la giornata dedicata agli avvocati in pericolo. Non possiamo dimenticarci che il 25 di novembre nasce da quella che è la situazione e la storia delle sorelle Mirabal, che hanno combattuto contro il regime di Trujillo e quindi hanno dimostrato come nella sostanza il femminile sia rivoluzione, e hanno pagato con la vita questa loro volontà di combattere quello che era una violazione dei diritti umani. Vi lascio ad Antonia Moldova, un soprano che ha fatto un inno alle donne. Sì, dedicata a tutte le donne per oggi. L'inno si chiama La strada della libertà. Le ali della libertà sono l'amore che non ha paura di volare in alto su di noi. Ain't no use, baby, you're too doggone me. La Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense ha contribuito e partecipato e collaborato all'installazione, volendo appunto ricordare e dare voce alle vittime di femminicidio. Accanto a questa attività però la Commissione ha anche raccolto tutte quelle che sono i vari eventi e le attività che i comitati pari opportunità presso gli ordini forensi d'Italia fanno in occasione appunto del 25 novembre. Penso che sia fondamentale indicare, raccogliere e pubblicizzare il grande lavoro che i CPO fanno sul territorio, che appunto porta una sensibilizzazione sul tema. Continua, costante, con le scuole, con la società, portando a termine quella funzione sociale dell'avvocatura che dovrebbe sensibilizzare e far crescere e cambiare una cultura. Ain't no use, daddy, ain't